Sono Rosa e faccio parte della cooperativa Lavoriamo Insieme di Bari, che da oltre 30 anni si occupa di promozione della devianza minorile, promozione dell'agio. E, noi gestiamo un centro socio-educativo per minori a Bari Vecchia, una comunità educativa per minori e numerosi altri progetti come tutoraggio educativo, assistenza specialistica nelle scuole, progetti legati all'adolescenza e al sostegno della genitorialità e alla promozione dell'agio nelle famiglie in generale. La cooperativa però da oltre 30 anni è un punto di riferimento per tutti e siamo contenti, insomma, di essere qui. Lucia, e rappresento la cooperativa sociale Koinos di Molfetta. Principalmente abbiamo tre asili nido su Molfetta e Ruvo, una scuola materna paritaria e un centro per minori a rischio nel centro storico di Molfetta. Siamo 27 dipendenti, insomma, che abbiamo sposato l'idea dei ragazzi, dei minori in genere, piccoli o grandi che siano. Sono Paolo Vaccarelli della cooperativa Nuovi Sentieri e sono l'agronomo. E ci occupiamo della produzione di piantine aromatiche, che qui potete vedere in vaso, che vengono vendute alla grande distribuzione nella maggior parte dei casi, oppure ai gruppi d'acquisto. Da un anno a questa parte stiamo facendo la produzione in biologico. Le piantine aromatiche sono quelle più comuni, quindi la menta, l'erba cipollina, il timo, il basilico, l'origano e la salvia, quindi quelle più comuni che finiscono sugli scaffali. Oltre a questo abbiamo una produzione di ortaggi biologici. Queste piantine qua vengono prodotte in serra a Valenzano. Sempre a Valenzano c'è un orto di biologico e poi ci sono altri appezzamenti in agro di Rutigliano e anche di quello di Mola. In tutti questi casi la cooperativa è una cooperativa sociale di tipo B, quindi fa reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Sono a battaglia dell'Istituto Comprensivo Dominale di Bari e rappresento le cooperative scolastiche, ACS, Associazione Cooperative Scolastiche delle Scuole. Siamo una rete di scuole e produciamo manufatti con l'aiuto delle mamme che poi vendiamo nei mercatini. Ne abbiamo uno in via Sparano, ne abbiamo già fatto uno in via Sparano a maggio e poi rappresentiamo la giornata dell'intercultura, ed è stata proprio ieri l'occasione, e diamo il ricavato di questi manufatti in Africa, sia al Congo che al Benin. Il Congo sta finendo di costruire una scuola, quindi aggiunge sempre aule nuove. Per il Benin il progetto è i bambini invisibili, perché purtroppo i bambini del Benin non conoscono né la loro data di nascita e quindi vanno registrati in modo che siano visibili, anche secondo l'articolo 3 che recita la Convenzione dei diritti dell'infanzia, che ogni bambino ha diritto a un nome e a una nazionalità.